62esima mostra mercato del cavallo San Fratellano. Una grande giornata oggi qui che testimoniamo insieme a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Buongiorno. Cosa si prova in questi momenti? È una bella emozione vedere questi cavalli bellissimi. I bambini li adorano. È una festa per loro soprattutto. Grazie. Arrivederci e benvenuti alla 62esima edizione della mostra mercato cavallo San Fratellano. Il nostro viaggio inizia da qui. Emozioni forti, bellissime, una bella giornata, un'ottima organizzazione, un afflusso di persone non indifferenti. Complimenti agli organizzatori. Dalla 62esima edizione della Mostra Mercato Cavallo San Fratellano viviamo dei momenti unici e straordinari. Buongiorno, buongiorno. Onda TV e Bella Sicilia, cosa rappresenta per lei il Cavallo San Fratellano? È bello. Ci parli un po' della sua vita, cosa ha fatto nella sua vita? Pastore con le vacche, con i creati, tante belle cose. A che età hai iniziato a lavorare? A 10 anni. Io, mio papà era carbonaio. Poi il carbonaio a me non piace. Piace le vacche, i cavalli, tante belle cose. E sono contento. Capito? Adesso, oggi, è qui presente con i suoi cavalli? Pure. Qual è, secondo lei, il punto di forza del cavallo San Fratellano? Perché questa razza è così tanto amata? Razza è bella, no? È bella tutto il mondo. Uno gli è nato due volte. Uno gli è nato due volte. E manca. Magari ne siamo mille volte. E siamo punto da capo. Io potrei dire un mondo è bello. L'uomo consuma un mondo. L'uomo e donne. E non capiamo niente. Capito? Oggi ci godiamo questa 62esima edizione qui in questo paradiso. Perché qui questo è un grande piacere essere qui oggi. Anche io. Grazie, ringraziamo il signor Antonino, che sono un allevatore di quando aveva 10 anni, che abbiamo avuto sempre cavalli e sono appassionato con le cavalle e
adesso sono qui e ho portato i miei cavalli. Ci parli di questa razza? Questa qual è il punto di forza? Era il cavallo San Fratellano, prima, anni indietro, aveva una stima, perché una volta qua in questa piazza c'erano di più di 500 cavalli, sempre portati qui alla mostra. Adesso vedi che cosa c'è. Cosa deve accadere in futuro per una elevazione massima di questa razza? Ma deve accadere se c'è qualcuno che si impegna per la razza. Ancora si può riprendere. Vai con Dio! Oggi veramente ci si rallegra il cuore vedere un po' la partecipazione degli allevatori, delle persone che vedono sul proprio habitat il cavallo San Fratellano, che ci mancava veramente tanto per dare un po' di lustro a questo nostro territorio. Quanto può contribuire allo sviluppo dell'intero territorio una razza del genere? Ma contribuire molto, perché se si sfrutta in maniera giusta, per quello che in pratica il cavallo si presta, dal trekking alla scuola di equitazione e quant'altro, penso che per il territorio sarà sicuramente una grossa opportunità per poter andare avanti. E l'obiettivo per il futuro è ritornare nuovamente a quello che erano le partecipazioni degli allevatori a questa manifestazione principalmente, dopodiché dare un risalto a livello sportivo del cavallo, che giustamente serve anche per andare avanti. Come sarà articolata questa giornata? Cosa si vivrà? Ma qua già dalle prime ore del mattino c'è una commissione che sta girando per valutare quelli che sono i soggetti, dopodiché ci sarà una breve degustazione offerta finanziata dall'assessorato all'agricoltura, che daremo ai partecipanti la possibilità di degustarli, e in più poi avremo la premiazione, dove sicuramente ognuno dei partecipanti delle varie sezioni che hanno vinto avranno un trofeo per dimostrare, diciamo, che la vittoria rispetto agli altri. Ecco. Un giorno del genere che importanza ha? Beh, intanto ricominciare dopo 2 anni di fermo, come diceva il Presidente, e ricominciare anche con un nuovo impulso. Il cavallo San Fratellano merita di essere accompagnato in un percorso di crescita, di miglioramento genetico, di promozione e valorizzazione della razza, perché poi noi oggi vediamo tanti allevatori e tanti cavalli, ma l'allevatore lo fa per passione soprattutto, ma deve avere anche un tornaconto economico. Quindi noi dobbiamo pensare a progetti di valorizzazione e promozione del cavallo San Fratellano per trovare mercato, come diceva il Presidente, ovviamente nell'equitazione, perché il cavallo San Fratellano non può più essere il trattore o la macchina per andare al mercato o lo strumento di lavoro nei campi, perché ormai ci sono i trattori e le macchine. Quindi dobbiamo trovare uno spazio di mercato per il cavallo San Fratellano, che chiaramente può essere solo nell'equitazione, posto che il cavallo ha delle potenzialità veramente enormi. Può essere utilizzato nel lavoro in piano, nelle passeggiate a cavallo, nel salto ostacoli, negli attacchi, nel dressage, nel completo. Quindi, come tutte le razze agricole, ex agricole, è un cavallo molto versatile, quindi abbiamo tante possibilità di valorizzazione nelle diverse attitudini di equitazione. Detto questo, bisogna sapere che sia dal punto di vista della selezione, sia dal punto di vista della promozione, i tempi non sono corti, quindi diciamo oggi è il punto zero, ripartiamo dopo 2 anni di fermo per una prospettiva di sviluppo e di crescita del cavallo San Fratellano. Come si diceva prima, tutto ciò deve avvenire in stretto rapporto col territorio, perché sicuramente il cavallo San Fratellano può partecipare alla valorizzazione di questo territorio. Pensate solamente alla scoperta dei monti del Parco dei Nebrodi, in sella un cavallo San Fratellano, oppure con un attacco, e c'è già l'attacco del Parco dei Nebrodi, dove portare la gente a visitare questi splendidi siti.
quindi il connubio cavallo-turismo è sicuramente uno dei punti principali su cui noi vogliamo puntare, e quindi non è solo questione di cavallo, ma anche di valorizzazione del territorio. Cosa ruota attorno al cavallo San Fratellano e cosa potrebbe ruotare in futuro? Beh, cosa ruota è un po' una cosa che non possiamo magari oggi dire che ruota un po' la gente, l'appassionato, quello che in pratica ci crede sulla propria razza. E cercare di fare marketing attorno a tutto questo, bisogna anche mettere le basi principali per quelle che sono gli allevatori, perché anche loro sono loro quelle che daranno diciamo impulso a quello che può girare attorno. Siamo qua per dare la possibilità, assieme al presidente Marcora, per invogliare diciamo gli allevatori a fare tutto questo. Speriamo che ci ascoltino, ci danno la possibilità di poter dare un lustro migliore a quello che è il nostro cavallo. Cosa si prova quando si è circondati in tutto questo? Una bellezza. Grazie. Bellezza e passione. Una grande passione, dei momenti straordinari che oggi testimoniamo con estremo piacere. La mostra del cavallo San Fratellano, quindi i giorni che la vedono in atto, per noi San Fratellani sono un punto di partenza ogni anno per rilanciare l'immagine e il valore del cavallo San Fratellano. Come sappiamo, l'economia dei piccoli paesi deve ruotare assolutamente sulle peculiarità. Il cavallo San Fratellano è un simbolo identitario. Quindi approfittare di queste giornate dove comunque tanti visitatori arrivano a San Fratello per scoprire il cavallo e unitamente a questo scoprire anche il paese, per noi è un motivo di fare economia, di valorizzare il cavallo, di dargli opportunità di farsi conoscere e di farsi vedere sotto tanti punti di vista. Qual è il punto di forza secondo lei di questa razza? Ma il punto di forza del cavallo San Fratellano risiede nella sua genetica e nella sua storia. Sappiamo che arriva qui nel periodo medievale con l'arrivo dei Normanni, quindi da più ormai di 800 anni, e si è adattato ad un territorio che è molto vario. Parliamo di una zona più arida quale può essere quella delle Rocche del Crasto, a una zona più ricca di vegetazione quale può essere quella appunto del comune di San Fratello, dei comuni di Caronia e dei comuni limitrofi. Quindi la capacità di potersi adattare a qualsiasi tipo di condizione vegetativa ha fatto sì che il cavallo fosse un utile supporto all'uomo, perché di solito dice: io utilizzo il cavallo dove posso farlo alimentare, mentre questo cavallo San Fratellano è stato utile all'uomo in qualsiasi situazione, perché appunto si adattava, e oggi più che mai questo tesoro lo dobbiamo sfruttare per poterlo rilanciare in tutte le categorie, dal turismo equestre alla sezione sportiva. È un punto di partenza importante oggi nell'epoca in cui ci troviamo, perché se si perde questa occasione si perde un forte volano di economia. E guardate che giornata straordinaria. L'entusiasmo caratterizza i volti delle tante persone presenti qui oggi.
Presidente, una giornata del genere, che valore ha? Un valore immenso. Finalmente la 62esima mostra, siamo, come ho detto ieri al convegno, siamo di ripartenza. Da qua si riparte per non fermarci più, quindi è un buon auspicio. L'obiettivo per il futuro del Cavallo San Fratellano, qual è, quale sarà? L'obiettivo sarà quello di valorizzarla ancora di più, perché valorizzando il Cavallo San Fratellano valorizzi il Parco dei Nebrodi, valorizzi San Fratello, quindi ripeto, è una ripartenza. Questo territorio, questo polmone verde, quanto è appetibile dalle persone, dai turisti? Ma lo vediamo anche da tanta gente, tanti turisti che ci sono, non solo italiani ma anche di paesi esteri. Questo significa che è gradito il nostro territorio, è gradito il nostro modo di fare e parlano solo le immagini, io farei parlare solo le immagini. Invitiamo tutti in Sicilia a godere del Parco dei Nebrodi. Ovviamente venite in Sicilia, che è l'isola più bella per me del mondo, il polmone, come è stato definito, incontaminato della Sicilia, il Parco dei Nebrodi. Vi aspettiamo numerosi. Oggi stiamo facendo show cooking di fior di latte. E ora abbiamo già tagliato la cagliata, l'abbiamo salata e ora fra poco iniziamo la filatura. E prima, il primo passaggio è un buon latte, un latte sano, e dopo del resto la lavorazione entro 6 ore, che è stato munto il latte, poi si fa la cagliata e dalla cagliata si prepara poi la filatura e la formazione delle mozzarelle. Piacere di vedere tanta gente che partecipa a questa iniziativa simpatica, interessante, bella. Quando c'è gente è sempre una bella iniziativa. Voi da dove venite? Ma noi veniamo da zona Torino e siamo qui in vacanza. Degusterete adesso qualcosa? Ma vediamo se c'è qualche cosa di interessante, di buono, perché no? Avete percorso il viale e siete arrivati qui. Cosa si prova varcando il cancello d'ingresso di questo luogo? Un bellissimo luogo intorno agli alberi, con una bellissima aria pura, che in questo momento ne abbiamo bisogno, dei bellissimi esemplari di cavalli. Io adoro i cavalli perché trovo che sia un animale stupendo, molto elegante, molto, molto importante, insomma. Buona permanenza qui a San Fratello per questa giornata. Grazie. Grazie a lei. Tanta emozione, perché c'è la voglia e il desiderio di ripartire, e dopo 2 anni di fermo, francamente, vedere nuovamente tanta gente significa che veramente il Cavallo San Fratellano, i Nebrodi, meritano tanta attenzione, per cui è responsabilità nostra, è responsabilità di tante presenze che oggi ci onorano qui a San Fratello, persone che sono venute qui a San Fratello oggi per salutare questa manifestazione, e anche un impegno che loro assumono nei confronti del territorio per cercare di valorizzare quella che è una rappresentanza, una icona dei Nebrodi, che è il Cavallo San Fratellano. Per cui tutte queste persone non possono restare deluse, tutte queste persone hanno bisogno delle istituzioni, gli allevatori principalmente hanno bisogno di politica per cercare di fare il salto di qualità di questo cavallo, che dopo una pandemia che ha penalizzato e non poco
tutto il territorio, tutta la nazione, forse tutto il mondo, in questo momento di ripartenza facciamo, invochiamo veramente il loro intervento e quindi speriamo che vengano eletti con un plebiscito di voti per essere rappresentanti e rappresentativi del nostro territorio e quindi dare quelle risposte che il territorio aspetta. Non può assolutamente mancare la bevanda per eccellenza in questi contesti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Che vino degusteranno tra poco tutti presenti oggi? Questo è un Nero d'Avola con Merlot, dovrebbe essere. Guardate quanti bicchieri e quanti palati godranno oggi di queste eccellenze. No, dalle 11 nel cavo. Formaggi, maccheroni con sugo di maiale e pecora. Allora attendiamo questo grande momento, grazie. È un'idea trascinante, un'idea forza, quella del cavallo sanfratellano, questa razza popolazione che vive allo stato semibrado nelle montagne dei Nebrodi, è sicuramente un elemento di grande attrattiva. Quindi sul piano turistico è un punto di riferimento, appunto, come dicevo, un'idea forza. Adesso cosa c'è legato? Cosa gira intorno? Ma potrebbe girare attorno al cavallo sanfratellano una grande economia, soltanto che dobbiamo riprendere il percorso di trasformare quella che oggi è una razza popolazione al rango e portarla al rango di razza.